Vince. Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati alla, in diretta alla Paratacca. Come abbiamo detto, doppio impegno quest'oggi. Ci siamo appena ripresi dalle fatiche. Le ragazze hanno vinto una strabiliante partita contro Pontinio per 29-26. Allora, non si fa in tempo a finire, che bisogna ricominciare. Pochi minuti di pausa, interviste, smonta telecamera, rimonta telecamera, ma siamo di nuovo qua. Sempre presenti dal Palattacca, la settima giornata? Ottava, siamo arrivati all'ottava. Quindi con la sosta si sono rimessi in pari maschile e femminile, che erano un po' sfalzate, quindi siamo all'ottava giornata anche per quanto riguarda la Serie A Beretta maschile. Ospiti qua al Cassano, a Cassano, un altro big team, il Palamano Pessano, reduce da una bella vittoria in casa contro Pessanone sabato scorso, quindi sicuramente un impegno ostico. Quindi vediamo, le squadre stanno per entrare in campo, ormai sono schierate sui metri, ricordiamo la coppia arbitrale, andiamo subito a cercarla. Giovanni Fatto e Luigi Guarini dirigeranno questo incontro e ricordiamo Cassano con casacca amaranto, versione dark, quindi quella con gli inserti neri, per la Palamano Pessano, classica maglietta giallo-nera, oggi la versione gialla, quindi quella chiara. Siamo ai saluti, due capitani, Giongo e Milanovic, guidano i rispettivi compagni nel consueto gesto di fair play. Saluti tra le squadre, poi vanno a salutare anche i coach avversari e poi si potranno aprire le danze o le ostilità, secondo di come volete interpretarla. Noi l'abbiamo già fatto prima, ricordiamo ancora una volta, noi occupiamo in maniera indegna un ruolo di telecronisti, quindi ci ha lasciato ieri un grandissimo raccontatore di sport come Giampiero Galeazzi, ci piace ricordarlo, e anche per i ragazzi usiamo uno dei suoi gridi di battaglia. Andiamo ragazzi, andiamo a vincerla, andiamo! Va bene, intanto tutto pronto, squadre che prendono il campo. Primo possesso palla sarà a carico del Pessano, vediamo i nostri ragazzi schierarsi in difesa mentre il Pessano pronto a centrocampo. Abbiamo intuito quale potrebbe essere lo starting seven. Direi Bassanese all'ala sinistra, Branca all'ala destra, Mazza terzino sinistro. Poi Milanovic e Nikocevic. Ai due, no, Milanovic centrale, Nikocevic a destra e poi vedo Dorio che andrà a pivot e credo Usman per quanto riguarda Usman che fa cambio attacco, esatto, difesa, fare cambio di difesa con Milanovic, credo che questo sarà questo la scelta tattica, quindi cambio attacco e difesa fin dai primi minuti di gioco per quanto riguarda il Cassano. Invece Luca, se vuoi andare con la formazione del Pressano. Sì, sicuramente tra i pali, lo vediamo già pronto, con numero 28 Loizos e poi Gabriele Sontacchi, pivot, Jansson, il terzino sinistro con numero 21, centrale Nicola Fadanelli con numero 3, terzino destro Alessandro Dallago con numero 2, sull'ala destra vediamo con numero 11 German Alberino e sull'ala sinistra non c'è il capitano Giongo, ma in questa prima fase con numero 27 abbiamo Gabriele Iachemet. Cominciate la partita, primo attacco per il Pessano, gira palla Fadanelli, crocia con Dallago, non controlla subito bene il pallone, è costretto a fermarsi e ripartire, uno contro uno del Mancino, palla a Sontacchi, poi ha provato a scappare in contropiede Branca, ma c'era un fallo su Sontacchi precedente, quindi viene fermato il tentativo di contropiede. Riparte Pressano, Fadanelli, uno contro uno ma... ferma l'arbitro, rimprovero. Reciproche scorrettezze tra i pivot e due testi del Cassano, Dorio e Usma. Quindi l'arbitro ha detto: signore, abbiamo appena cominciato. Siamo calmi. 40 secondi. Prende il gioco Dallago. Jansson prova l'uno contro uno. Risale ancora Fadanelli. Passivo per Pessano. Poi scarico al pivot, ma non riesce a recuperare il pallone.
poi c'è gol, in qualche modo Sontacchi recupera. Con Varidan una rete, però entrambi i giocatori erano dentro l'area del 6 ma metri. Subito Mazza dai 9 risposta metri. Mazza, quindi al gol di Sontacchi, pronta risposta di Mazza Federico subito. Dal lago viene fermato ancora, il gioco sì. Perché c'è un'ammunizione a Mazza. Stesso Mazza, quindi non viene convalidata la rete, però rimane in attacco il Pessano e cartellino giallo per il numero 85 del Cassano. Riprende il gioco Fontanelli, Jansson, si scambiano opinioni. Sì, esatto, probabilmente gli ha suggerito la chiamata del gioco. Fontanelli finta uno contro uno, incrocia con Dall'Ago, potrebbe provare il tiro, torna da Fontanelli, si va all'ala, sfondo del pivot, sfondo in attacco, può riprendere palla il Cassano. Mazza ancora da fuori, tolto in doppio appoggio, nulla di fatto. Si oppone Loizos, 1-1 punteggio, Pessano che attacca apparentemente senza fretta. Pessano viene in maniera molto tranquilla, molto easy, mentre per il Cassano abbiamo avuto ripartenze veloci sia in occasione del gol sia in occasione del tiro sbagliato precedentemente. Quindi per ora vediamo due letture diverse del match da parte dei due allenatori. Prova Dall'Ago ad andare in velocità per vie centrali. 2 minuti intanto per Mazza, che non è d'accordo, però sì, sosteneva il fatto di essere in posizione frontale rispetto alla pressione. Poi c'è anche Dall'Ago che parla con l'arbitro. Mazza sosteneva di essere in posizione frontale rispetto all'avversario, quindi non averlo preso da dietro, ma come prevede il regolamento, fermato in opposizione sulla linea di tiro. Però non è di questo avviso l'arbitro, quindi Mazza dopo il cartellino giallo deve già condarsi in panchina per 120 secondi. Pessano che attacca con l'uomo in più. Jansson Dall'Ago, ancora Fontanelli, sporca il pallone, ma branca, poi tenta Jakimet di andarlo a prendere in estremis, quindi alla fine suo è l'ultimo tocco, palla restituita a Cassano, forse visto dove era il pallone poteva accontentarsi della rimessa dal fondo. Jakimet ha preferito tentare una cosa difficilissima, che si è buttato cercando di prendere la palla e tirare in volo, ma tutto si è risolto con il possesso palla restituito a Cassano, che attacca con l'uomo in meno, ma attenzione, situazione di power play, quindi fuori Monciardini per consentire a un sesto uomo di momento di entrare in campo. Fallo su Nikocevic, si lamenta di un colpo al volto, ma ci è sembrato tutto involontario, nulla di fatto. Tanto anche Pressano fa un cambio attacco e difesa con, credo, Fontanelli, sì, al posto del numero 24 Moser Nicola in posizione di centrale. Tanto, sì, esatto. Altro 9 metri. Fontanelli, giocatore brevilineo, leggero, quindi prova ad alzare centimetri e chilogrammi in difesa Alessandro Fusina. E allunga il tempo di volo Nikocevic, sospensione lunghissima. Fa spostare i difensori, poi tentativo questa volta di ripartenza veloce per il Pessano, ma fa correggere la posizione l'arbitro, quindi troppo veloce questa rimessa al centrocampo, tutto da rifare. Cassano 2-1, anzi Cassano 2, Pessano 1, scusate, Pessano che attacca con Fontanelli. Fontanelli. Tanto, Cassano è anche riuscito a far scontare la penalità a Mazza, e ora tiro di Jansson, ma splendidamente murato da Dorio. Eccolo qua Mazza che rientra. Ah, non c'era segnato sul tabellone, quindi non era ancora rientrata effettivamente, quindi non hanno segnato i 2 minuti sul tabellone elettronico. Però è rientrato testè Mazza. Sì, sì. Chiama schema Fontanelli, posiziona Sontacchi tra primo e secondo. Va dentro taglio Jansson. Doppio pivot anche Jansson. Fontanelli ritorna sui suoi passi. Dall'Ago da fuori, ma risponde direttamente Monciardini e Passanese. Si butta, anzi Lazzari. Anche Lazzari cambia, quindi doppio cambio attacco e difesa, Lazzari per Bassanese e Caber per Milanovic, quindi doppio cambio attacco e difesa per il Cassano.
Bisogna stare attenti, Luca, a quei tiri di Dallago, sì, sia un tiro in elevazione che in sottomano. Ha un movimento di braccio molto veloce, quindi tenta questi tiri a sorpresa, ma Monciardin era più concentrato di noi, era sul pezzo, brillantemente, l'ha spazzata. Mazza, Nikocevic, finta! E poi ci pensa Loizos, ma c'è l'intervento in raddoppio di proprio Dallago, dopo che Nikocevic aveva superato Sontacchi lasciandolo sul posto. Raddoppio di Dallago, parata di Loizos, ma va a intervenire in maniera fallosa, quindi tiro dai 7 metri. Pessano che prova la carta del cambio portiere, quindi dentro col numero 1, tentare di neutralizzare questo tiro dei 7. Simone Facchinelli mazza sui 7, una finta e poi mette l'incrocio dei pali. Cassano che prova la fuga, 3-1, 6 minuti, mentre Loizos riprende il suo posto tra i pali. Adesso sono invertiti di posto, Jansson in mezzo e Fadanelli a sinistra, poi vediamo se nel corso dell'azione ritornano nei rispettivi ruoli. Risale Jakmet, Jansson cerca l'uno contro uno, poi scarica Dallago, non c'è spazio, chiude bene la difesa di Cassano, attenzione, si era un po' aggrappato alla maglia, sì, eravamo agli estremi, sì, era un po' scappato via Dallago. Buon per lui che l'ha lasciato prima che l'arbitro lo considerasse una trattenuta punibile. Dallago scarica per Fadanelli, quasi branca, poi Nikocevic in tuffo, ma è 2 minuti. L'arbitro fa segno che è andato col piede. Col piede. Probabilmente senza intenzionalità, però. Nikocevic ha fatto segno all'arbitro, sì, io ho provato a buttarmi con la mano e col piede, però la palla a quanto pare ha colpito prima il piede, quindi sanzionato dalla coppia arbitrale. Cassano vantaggio di 3-1, ma ancora deve subire l'inferiorità numerica e poi sfondamento di Sontacchi, che hanno tentato una battuta veloce dei 9 metri, ma ha capito tutto Federico Mazza, si è messo sulla traiettoria di Sontacchi causando lo sfondamento. Cassano che supera indenne questo primo attacco pressanese in inferiorità numerica. Ora vediamo se giocherà la carta dell'extra player come in precedenza. Per ora vediamo Monciardini rimanere in campo, ma semplicemente per il tempo utile a battere la rimessa in gioco, ed ora lascia spazio a Lazzari. Cassano che gioca con la porta sguarnita, bisogna fare attenzione a non buttare palloni, a non sprecare palla, o quantomeno cercare di aumentare il ritmo di gioco, e poi qualcuno dovrà lasciare il campo per permettere a Luca di rientrare in porta. Esce Dorio, Milanovic, Lazzari, uno contro uno, incrocia con Milanovic, palla a Mazza, si alza da fuori, finta, Milanovic ancora, si chiude bene la difesa del Pressano, non c'è spazio. Prova Mazza verso destra, poi scarico a banca, ma ancora una volta deve risalire. Siamo sotto passivo. Mazza murato, poi recupera palla incredibilmente. Ha recuperato un pallone Federico, sa soltanto lui come ha fatto. Rimaniamo in zona d'attacco, davvero. Però c'è stato il muro, quindi non parate portiere, ma semplice muro, quindi siamo sempre in situazione di passivo. Credo che debba ancora provare. Prova da fuori Mazza, tiro precisissimo, sfiora il palo, poi va dentro. Non può fare dall'altra parte. Loizos, e questa volta il Pessano è costretto a accelerare i tempi perché è sotto di 3 reti, soprattutto era l'ultima chance di sfruttare l'uomo in più con Alberino German, numero 11, dall'ala destra. Riporta il Pessano a meno 2, però il Cassano è riuscito nell'intento di far correre il cronometro. Parziale di 1-1 in questa inferiorità numerica e fa 9 secondi, potrà rientrare in campo Nikocevic o comunque un settimo uomo per il Cassano, esatto. Se non sarà lui. Tanto attacca Cassano, Lazzari, cambio di posto con Mazza, esce Dorio a supporto, Milanovic, Lazzari uno contro uno, incrocia con Milanovic, fermano tutto i direttori di gara. E ammunizione per Jansson. Jansson numero 21. Prima sanzione per il Pessano, mentre per il Cassano ricordiamo già un cartellino giallo e soprattutto 2 esclusioni temporanee. Riprende il gioco Lazzari, Mazza, gioca anche Dorio, quindi partecipa al giro di palla.
Milanovic cerca l'uno contro uno, scarica per Lazzari, poi rientra ancora Milanovic, mazza da fuori, finta in penetrazione, para Loizos, ma è sicuramente tiro dei 7 metri. Comunque Loizos è su tutti i palloni, eh? Beh, non lo scopriamo certo, cioè... oggi, fortissimo portiere greco, alla sua seconda stagione con il Pessano, ma già l'anno scorso è stato impressionante, però ancora una volta Fusina gli preferisce Facchinelli sui tiri dai 7 metri, probabilmente è stato preparato a lungo, ha studiato i tiratori del Cassano e prova Facchinelli ancora contro Mazza, una finta, ma anche in questo caso Mazza va a segno, tiro che parte dal basso, poi si alza sotto la traversa, già 4 gol per lui, ricordiamo in vetta alla classifica dei marcatori fino a settimana scorsa prima del recupero in fase settimanale, ed ora 4 reti sulle 5 realizzate a Cassano portano il nome di Federico Mazza sul referto arbitrale. Jansson, Sontacchi, dal lago, Fadanelli, prova uno contro uno, ma fa buona guardia Caber, palla all'ala, ma deve risalire dal lago. Fadanelli ancora, cerca l'appoggio su Alberino, ma Mongiardini. Angolo molto chiuso, rimane sul primo palo Mongiardini e neutralizza. Cassano al decimo, avanti di 3 con la palla del possibile 6-2. Cassano che ha interpretato al meglio l'approccio al match, concentrati, determinati, come abbiamo visto fare prima dalle nostre ragazze, che a differenza delle tue due uscite sono partite razzo e poi non sono riuscite a portare in porto la partita. Intanto altro gol di Nikocevic, anche per i ragazzi dicevamo concentrazione assoluta dal primo minuto, è quello che ha chiesto coach Colez nelle interviste pre-gara, dobbiamo essere concentrati al 110% dal primo al 61esimo minuto, mi ha detto addirittura, quindi per evitare problemi. Tanto time out chiesto da Fusina perché ha visto il Cassano scappar via sul più 4 dopo soli 10 minuti di gioco, quindi non può indugiare oltre, i suoi ragazzi non stanno mettendo in campo quello che probabilmente si erano accordati negli allenamenti di fase settimanale, soprattutto nella preparazione per gara, quindi non ha visto un'esecuzione di quello che ha pensato e proposto, quindi preferisce fermare subito il gioco e tentare di porre rimedio percorrendo altre strade o tornando a un'esecuzione più precisa della strada, esatto, che si era decisa in partenza. Ad esempio l'ultimo gol subito da Bressano è una distrazione della difesa, bravo Nikocevic ad approfittarne, ma cogliere l'attimo, è una distrazione della difesa nel lasciarlo libero sui 7 metri di tirare. Vediamo come affronterà questo la squadra di Alessandro Fusina. Ricordiamo il Pessano viene da un trittico di vittorie molto importante, soprattutto l'ultima in casa con Brixen, quindi la loro idea era di continuare su questa striscia positiva, ma il Cassano per ora non sembra essere d'accordo. Speriamo che riesca a continuare su questa strada per i restanti 50 minuti, ancora lunga, c'è già il piatone, no, non possiamo finire così adesso, più 4 dai, finiamo qua, non si può, no, va bene. No. Tanto riprende il gioco, noi siamo gioco. La seconda partita, noi siamo un po' stanchini, siamo un po' stanco. Non possiamo chiedere una, no. Va bene, riprende il gioco, scherzi a parte, dai, via. Jansson spostato in maniera quasi definitiva in centro, quindi vediamo cosa porterà questa soluzione tattica. Iacche mette taglio doppio pivot, Jansson finta il tiro, poi lascia ancora dal lago, Fadanelli si accentra dal lago, doppio appoggio, finta, ma fa buona guardia Caber, gli toglie il respiro. Tutte le volte che arriva dal lago con quel doppio appoggio fa sempre paura, anche se poi è una finta. Però ha scelto bene il tempo questa volta Caber, è andato a stoppargli la ripartenza dopo la finta. Attenzione Jansson da fuori. Bellissimo. Leggero ritardo a difesa del Cassano questa volta e la classe di Jansson se ne accorge, si alza e tira. Ha sfruttato al meglio un decimo di secondo di vantaggio ottenuto sulla difesa e ne ha approfittato mettendo la palla all'angolino. Riparte Cassano intanto. Axel Kasper Jansson, numero 21 del Pressano, segnatevi questo numero perché lo vedremo sicuramente protagonista per tutto il match. Adesso Mazza, Nikocevic, finta Milano di passaggio, poi cerca Varkos, 2 minuti. C'è un 2 minuti a non... il 24, quindi Nicola Moser, specialista difensivo che si alternava con Fadanelli.
sulla penetrazione di Nikočević, credo che abbia colpito leggermente al volto Bojo. Sì, penso di sì, perché non... Che abbiamo visto l'arbitro andare al fischio deciso, 2 minuti, non ci ha pensato un attimo. Probabilmente i giocatori quest'anno erano convinti anche di un possibile sfondo, però abbiamo visto l'arbitro proprio convinto a partire deciso, a fischiare questo 2 minuti. Castano che può sfruttare l'uomo in più, 6-3 il punteggio, vediamo come se la gioca questa superiorità numerica. Nikočević cambia di posizione con Mazza, si porta in mezzo, poi esce anche Dorio. Milanović ancora, Nikočević si allarga, incrocia con Milanović, Mazza in velocità, poi ritorna ancora su Milanović, scarico alla fine per Bassanese. Loizos, e... ma va dentro, la tocca Loizos ma non la ferma. Le ha toccate tutte. Tutte. I 7 gol del Castano, i 2 rigori. A parte il tiro di Mazza, che ha quello da metà campo, che ha preso il pallo ed è entrato, gli altri, anche i rigori, tutti le ha presi. Le ha toccate veramente tutte. Castano nuovamente più 4. Jansson si riporta a sinistra, quindi non era quella la soluzione ideale, anche se ha portato alla bella rete precedente di Axel Jansson. Dal lago prova tiro Monciardini. Interviene Monciardini, tira un po' centrale, non potentissimo, contropiede. La porta era sguarnita, poi lottano un po' sui 6 metri Bassanese e Jakemet, credo, alla fine tentativo di gol porta a porta di Monciardini, non va a segno. Nel frattempo, non l'abbiamo detto, ma il Pessano stava appunto giocando con l'extra player fuori Loizos per permettere al sesto uomo di movimento di entrare in campo e sopperire all'inferiorità numerica. Ovviamente si gioca uomini pari in posizione offensiva, ma la porta è vuota. Se n'era accorto Luca, ma non è riuscito a indirizzare la palla correttamente. Peccato, occasione sfumata. Dal lago Fadanelli, ancora uno contro uno, incrocia con Jansson, ancora da fuori, cambia angolo, ma non cambia risultato, la finalità. Quindi nuovo gol, quest'anno che si riporta a 3 reti di svantaggio. Credo, e lo fa con l'uomo in meno, credo, quindi. Che Moncia fosse andato in anticipo sul pallo lungo, poi quando si è accorto che la palla andava dall'altra parte ci ha provato, l'ha solo toccata. Però tanto Castano, Milanović, proprio sul rientro dell'uomo, non ha fatto in tempo a rientrare Moser. Castano ha sfruttato ancora la superiorità numerica, allunga nuovamente più 4 quando siamo quasi a metà del primo tempo. Buon Castano in questo avvio di partita. Pessano cerca di rimanere agganciato con l'unghia al punteggio, sta soffrendo, ma ovviamente la partita è ancora lunga. 4 reti nella pallamano, abbiamo detto tante volte, non vogliono dire assolutamente nulla. Tacca dal lago, bello il pallone per Sontacchi, Monciardini solo la tocca. Moncia in uscita per le dorso, ma la palla carambola in porta. Grande assist di dal lago e anche buona il tiro di Sontacchi, che si libera dell'avversario, si gira sul posto, tentato il tutto per tutto Monciardini in uscita per le dorso, ma riesce solo a toccare la palla con la parte bassa della gamba, ma non riesce a fermare il pallone. 8-5, 15 minuti, metà del primo tempo. Cambio di posto tra Mazza e Milanović, esce Dori in appoggio. Schema classico. Milanović può provare il tiro, 9 metri però. Sì, cercava una linea di passaggio, poi non vedendo compagni liberi, tenta un tiro in extremis, ma era trattenuto da Jansson, quindi si riprende con 9 metri, battuto da Dorio. Riprende il giro di palla. Mazza, Nikočević e Milanović, sempre loro tre a girare il pallone. Nikočević incrocia con Mazza per provare da fuori, stoppato da Jansson, poi c'è un fallo tattico sulla ripartenza. Dorio va a disturbare dal lago. Moser va dalla sua ala, palla sul piede. Ha tentato uno scarico veloce, c'era lo spazio. Alberino aveva nettamente il vantaggio di posizione sul nostro difensore, però passaggio troppo basso, ha cercato di raccoglierlo prima che gli carambolasse sui piedi, ma non c'è riuscito, quindi errore del Pessano. Ringraziamo e torniamo in attacco. Assolutamente. 16 minuti passati, si primo tempo, intanto la panchina chiede... del Pessano, probabilmente c'era una richiesta di un fallo sullo stesso Moser quando cercava di passare il pallone, non abbiamo visto se questo contatto era tale da far fischiare un 9 metri, però sta di fatto che da quel contatto è uscito un passaggio sui piedi di Alberino, che ha restituito il possesso palla a Cassano. Tanto indicazioni per Fadanelli dal suo coach Fusina.
Eh sì, approfitta del fatto che il suo centrale, quindi il direttore d'orchestra, è fuori nella fase difensiva col cambio attacco e difesa con Mosio, quindi dà indicazioni tattiche per cercare di recuperare il gap che vede Cassano avanti di tre reti. Cassano, Mazza, Nikočević, tiro in doppio appoggio deviato, ma ha tentato Loizzo di toccare il pallone prima che superasse linea di fondo, ma non c'è riuscito, quindi si riprenderà con una rimessa dal vertice. Banca, Milanović, Nikočević scambia con Mazza, poi ritorna ancora lui, ancora Mazza, ma ancora Loizzo. Bel tiro di Mazza, ma fallo tattico di Mazza, poi per proteste penso. Sì, diciamo. No, più che altro credo che addirittura non si vede molto spesso, ma credo che sia una munizione per simulazione, perché dal lago ha accentuato la durezza del fallo di Mazza, sì, cercando di fargli prendere un due minuti, ma l'arbitro non credo sia abboccato, anzi va a redarguire, esatto, con un cartellino giallo stesso dal lago. C'era sì fallo, ma non era il caso di buttarsi a terra in quel modo. Dal lago fa Danelli, uno contro uno su un Dorio, si crea il varco, poi si chiudono le maglie a Maranto. Aveva superato più difensore, ma poi c'è stato il raddoppio di Usman Kaber. Buona la crescita di Kaber, posizione terzo difensore in questi ultimi match. Ruba palla Bassanese, peccato. Poi peccato, gli carambola sul piede. Aveva letto in anticipo la linea di passaggio, sì, però la palla gli schizza sul piede. Rimane attacco Pessano. Dal lago, attenzione, bello pallo, Kaber, bello, buon pallone, bello contro il piede per banca. Ottima difesa del Cassano, due palloni di fila rubati, primo pizzico di sfortuna, il secondo invece va a segno con bel lancio di Mazza per banca, dopo il pallone rubato da Kaber. Più 4, sempre più 4 Cassano, 9 a 5, 18 minuti. E questa è l'intensità difensiva che chiede Mr. Collez, attenzione. Stava per scappare via Jansson a Nikočević. Fa segno, l'ho tenuto, cosa ho fatto? L'arbitro dice, stai attento che la prossima, che siamo al limite. Eri molto al limite. Fa Danelli uno bello contro uno contro uno, ma in seconda battuta arriva Mazza. Rimane in attacco Pessano, però lungo attacco del Pessano. Grande fatica per i nostri uomini in difesa, però non mollano. Ancora Fadanelli uno contro uno e due minuti per Nikočević. Eh sì, la spinta è stata evidente, non possono non dare questi due minuti. Attenzione perché per Nikočević si tratta della seconda esclusione temporanea, siamo solo al 18° minuto del primo tempo. Sì, più che la forza della spinta c'era il fatto che Fadanelli aveva già salto, guadagnato, sì, il vantaggio, quindi la spinta è stata anche laterale, quindi il risultato è evidente, sì, gli arbitri non potevano non fischiarla. Cassano che difende con l'uomo in meno, ha però questi 4 reti di vantaggio guadagnate con un ottimo avvio del match. 19 minuti abbastanza intensi che hanno portato il Cassano a segnare 9 reti e soprattutto a subirne solo 5, quindi ottima la difesa, abbiamo visto ottime le collaborazioni, punti a raddoppiare. Ora però bisogna stringere i denti, inferiorità numerica. Dal lago Fadanelli esce, finta Sontacchi, di passaggio Sontacchi, Jansson dove l'ha messa. Jansson sembra poco partecipativo, però sì, tre palloni gli sono stati serviti in maniera egregia e tre volte ha messo la palla all'angolino. Lo svedese del Pessano, Axel Jansson. Tre ragnatele tolte per lui dalla porta del Cassano. Esce Monciardini ed entra Lazzari per riportare 6 uomini in attacco per il Cassano. Eccolo qua, numero 14. In arte Cippo, facciamo fatica a volte a ricordarci noi, lo chiamiamo Cippo da quando ha 6 anni, quando conosco. Attacca Milanovic, incrocia con Mazza, frutta il blocco, poi Loizzo aveva parato anche questa, 9 ragazzi, metri sì, ed è cioè ora io quasi non voglio più parlare di Loizzo perché non so più cosa dire su quest'uomo. Tanto ci sono proteste da parte della panchina del Cassano, è inevitabile, arriva anche il cartellino giallo per il coach Amaranto. Secondo me su Loizos bisogna solo stare zitti e guardare, perché sì, ormai, cioè, smettiamo di segnare le parate, segnaliamo solo quando non la tocca, cioè, facciamo prima, secondo ragazzi, me veramente mamma mia.
Mamma portiere mia. Di classe sopraffina. Questo era già per terra. Sì, sì. E la ma l'ha presa con la mano. L'ha presa con la mano, allungata, sì. Vabbè, dai. Di che stiamo parlando? Deve il gioco. Impegnarsi al massimo il Cassano. I tiratori del Cassano sanno che devono tirare ogni volta al 100%, perché sennò con l'Oizos non si passa. Lazzari, Milanovic, taglio di Bassanese servito, qualche difficoltà poi in qualche modo prendere in palla, ma era quando lo fa, quando era già in area. Attenzione, contropiede Jansson per Jakemet, ma si ferma sulla copertura di Branca. Ventesimo, Luca, del primo tempo, 9-6 punteggio. Cassano che deve stringere i denti, ancora 25 secondi in inferiorità numerica. E poi altri 40 minuti. Cominciamo un problema alla volta, buono lo scarico per l'ala che però risale dal lago, dal centro, lago. Nasconde la palla sul fianco di Dorio e quando Monciardini la vede arrivare è troppo tardi. Punto di merito a Sontacchi a portare il blocco che ha liberato dal lago per andare al tiro. Ottimo, ottima la collaborazione con il proprio pivot. 9-7. Dal lago che un paio di volte ha servito degli assist sontuosi per Sontacchi. Sontacchi ha reso il favore liberandolo al tiro. Poi altro pregevole gesto tecnico di Dal Lago, perché ha nascosto la palla a fianco ad Orio, evitando nel muro, tirandolo basso e poi soprattutto facendo in modo che Monciardini vedesse la palla quando era troppo tardi per raggiungerlo. Ma siamo già in attacco. Nicocis nel frattempo rientrato, uno contro uno. Oh, manda! Probabilmente i due minuti in panchina gli sono serviti a ricaricargli le pile, anche un po' di rabbia per i due minuti subito, quindi dentro primo pallone e subito va in rete Jakemet dall'ala. Un angolo impossibile, anche Branca dice più di così dove devo farlo tirare. Tira non dall'angolo morto, di più, era già nella cassa quell'angolo, però Monciardini giustamente fermo sul primo palo, perché da lì copre il primo, ma bravo Jakemet con il polso andare a cercare e soprattutto trovare un secondo palo. Nulla da dire, bravo Jakemet. Tacca Cassano, palla che arriva a Branca, poi Milanovic finta di passaggio, uno contro uno, lascia sul posto Sosa ancora, fallo e rigore con... Sì, due minuti a Sontacchi che ha spinto via Milanovic, cade male a terra Milanovic. Loizos ha preso anche questa, ma che te lo dico a fare, però ovviamente sì, era sbilanciato Milanovic, ha cercato secondo palo, poi probabilmente non è riuscito a coordinare. Attenzione, perché è secondo? Non ho capito se ha confermato i due minuti o ha dato un'ulteriore sanzione alla panchina. Credo sia non lo so. Allora, due minuti era Sontacchi per... Sì, no, era probabilmente... Non si era girato sul campo quando aveva fatto due minuti. Può essere. Se n'era andato in panchina... Però adesso vedo andare al tavolo. Non lo so. Allora, c'è stato un due minuti con Sontacchi seduto e Fusina davanti a Sontacchi, però credo che l'arbitro avesse ribadito due minuti. Anche perché non ho visto sì, proteste, quindi non credo sia... Tanto si rialza Milanovic... Appoggia le gambe per terra, ma lo aiuta Nicolò. Credo che abbia sia caduto. Su un gluteo, su una gamba, nel momento di ha perso la coordinazione. L'aveva picchiato la schiena. Mi ricorda, Luca, un vecchio infortunio che subì io un po' di anni fa. Ah, perché tu giocavi a giocavo a quanto pare. E proprio caduto sul fianco e una bella botta, anche perché ti ritrovi a mezz'aria cadendo proprio secco. Pam. Di piatto, e non è una scivolata che vai via liscio, è proprio una botta secca e non è il massimo da subire. Federico Mazza prova questa volta a lasciare tra i pali Loizos, mister Fusina, una finta. Loizos! Ottima la scelta, perché Loizos spara anche questa, ma palla che viene respinta nella nostra metà campo, quindi... Ritornano in attacco i ragazzi in casacca amaranto. Occasione sfumata. Cassano che ha sempre due reti di margine, ne ha avuta anche quattro, però il Pressano è sempre lì. Non ha ancora chiuso il gap, ma sicuramente non demorde. E sarà lotta serrata fino allo scadere del tempo.
sta avendo un po' di problemi con la telecamera. Mazza litiga un po' col pallone, poi riesce a gestirlo e poi invece il passaggio per Dorio non è preciso, palla persa, attenzione al contropiede, poi Pressano si ricorda con Dall'Ago di essere in inferiorità numerica, quindi poter gestire l'attacco con meno velocità, proprio per giocare un po' col cronometro. Dentro nella posizione di pivot con numero 31 abbiamo Alberto Gazzini, ovviamente fuori Sontacchi in due minuti, rinuncia al portiere e va certo dentro Gazzini a giocare tra le linee della difesa avversaria. Tanto fa Danelli, Dall'Ago, risale l'ala ancora Dall'Ago, vediamo sullo sfondo, Dall'Ago prova ma muro di Mazza che si esalta, ha subito un muro pochi minuti fa, ora va a vendicarsi. Tanto tra virgolette è passivo Jansson da fuori, questa volta ha letto l'angolo, Luca, l'abbiamo visto proprio inquadrato in linea, tiro sul secondo palo, non angolatissimo questa volta, non all'angolo ma più a mezza altezza, e questo ha consentito a Luca di allungarsi con la sua manona sinistra, andare a spazzare questo gol. Diciamo goal. Che anche il tiro era da un po' più lontano, saranno stati 11 metri quindi. E soprattutto a differenza delle occasioni precedenti c'era anche opposizione del difensore, esatto, quindi non ha tirato pulito Jansson questa volta. E invece Branca tira pulito Branca dall'ala destra e va a realizzare Castano, che può allungare nuovamente più 3, 6 all'intervallo. Castano che continua a condurre di poco ma sempre avanti nel punteggio. È importante fiaccare un po' la resistenza degli avversari, costringerli a inseguire, sì, a giocare sempre con la pressione addosso, sì, esatto, a non poter mai tirare il fiato. Tanto questo alla lunga potrebbe portare un vantaggio ma è troppo presto per tirare conclusioni, viviamo attimo per attimo. Fa Danelli, Danelli finta di tiro, vada Dall'Ago, interviene Mazza, bello Mazzone, bello, e beh, rigore netto, sì, bella assist per Sontacchi che si gira e costringe Lazzari a trattenerlo, chiaramente mismatch di peso tra i due, però lo trattiene un po' Alberto, quindi rigore che si appresta a battere German Alberino. Una finta. Tocca Moncia, Luca, tocca. Ma non riesce a fermare. Ultimi 5 minuti, Luca, del primo tempo. Cassano che prova a allungare, ma Pessano che non molla. Partita non in perfetto equilibrio, però insomma non c'è un margine netto da parte dei padroni di casa. Tanto vedo Sasha sulle sue gambe che si, sì, fa mettere, diciamo, ghiaccio dal dottore, però è in piedi. Probabilmente in questi ultimi minuti del primo tempo sarà tenuto ancora riposo, ma poi contando anche l'intervallo sarà sicuramente da partita nel secondo tempo. Mazza, uno contro uno su Moser, trova il tiro ma 9 metri, poi Moser chiede scusa. 9 metri Dorio. Nikocevic, Mazza. Nikocevic a sinistra, Mazza in mezzo, esce Dorio, Lazzari e terzino destro. Questo l'armata dei terzini per Colez. Salta in anticipo Federico per non commettere sfondo e in sacca 12-9 Dall'Ago. Jansson, sì, soprattutto è riuscito, attenzione Jansson, soprattutto Federico è riuscito a verticalizzare, sì, il salto, perché arrivava in velocità, sembrava più portato ad andare in direzione della porta, però avrebbe sicuramente commesso sfondo, quindi è riuscito con un colpo di reni a salire piuttosto che saltare in lungo, e questo gli ha permesso di caricare il tiro e realizzare il nuovo più 3. Jansson, Fadanelli, Dall'Ago, sempre questi tre terzini per Fusina in campo. Dall'Ago, mamma mia, sorprende tutti, ma c'è stato il tocco di Caber che ha deviato il pallone, però tocco impercettibile ma c'è stato, quindi rimessa dal vertice per dall'angolo per il Pressano. 3 minuti alla sirena. Jansson, Dall'Ago, punta, ci riprova, finta, va dentro, e segna. Sorprende tutti, questa volta erano più pronti a parare il tiro in doppio appoggio, invece grande finta, grande gioco di gambe di Alessandro Dall'Ago che lascia tutti sul posto, questa volta difesa non perfetta, e poi una volta arrivato sui 6 metri supera Monciardini con un tiro schiacciato a terra, imprendibile. Decimo gol per il Pressano che si porta in doppia cifra anche il Pressano. Cassano che deve ricostruire
un vantaggio un po' più ampio. Dorio, Lazzari, attenzione a Moser che ci esce a rubar palla. Lazzari si va a guadagnare un altro 7 metri. Difesa in area di Akhmet. Lascia sul posto Jansson, poi è costretto Jakhmet a cercare il raddoppio, ma lo fa uno in maniera fallosa e due entrando in area dei 6 metri, quindi rigore, e sarà questa volta Bojo Nikočević a tanto c'è richiamo la partita del Cassano, perché dice un richiamo per time out praticamente. Sì, esatto, è stato un time out abusivo con Bassanese e Mazza che bevevano e non mi diciamo ricordo che se non c'è time out che... non si può bere acqua in campo, quindi al limite devi uscire fuori. E Bojo realizza, rende le cose difficili Loizos, ma questa volta Bojo trova lo spiraglio per passare il pallone. Toccato anche questa, quindi lo sappiamo, cioè, con quel portiere in porta bisogna tirare ogni volta preciso, forte, e dire anche una preghierina mentre lo fai, perché, per evitare, perché anche se tu fai le cose bene non è detto che lui te la spazi fuori. Però nel frattempo siamo sempre più 3, 13-10, ultimo minuto di gioco del primo tempo in questo momento. Tacca Fadanelli, attenzione, difesa un po' aperta, non approfitta Fadanelli, palla che arriva all'ala, bello, Monciardini tocca soltanto, tocca ma non trattiene. Anche Alberino, numero 11, molto preciso, perché due palloni giocabili ha avuto, due gol ha messo dentro, più è stato chiamato anche a battere un tiro da 7 metri, quindi sta ripagando coach Fusina della fiducia accordatagli. Tanto il tempo è fermo, non se ne accorge nessuno. 29-28, ci sarà da correggere il tempo sul tabellone, adesso vediamo quanto sarà il... viene portato a 20-57, quindi... ma era già lì. No, adesso richiama l'altro arbitro per capire qual è esattamente... 29-28. No, fa segno, ha fatto segno due panchine che ci sono 5 secondi da recuperare. Cioè siamo 5 secondi indietro? Ho visto gli arbitri che hanno fatto segno ai 5 e due allenatori, quindi non so... Aspetta un attimo che qua sistemiamo e ripartiamo. Allora, era addirittura avanti, viene tenuto fermo per 5 secondi. Vabbè, aspettiamolo. Quindi un minuto buono da giocare al termine del primo tempo. Tacca Cassano, Lazzari, Mazza e Nikočević. Time out, sì, no, ancora non hanno usato i due time out e due allenatori. No, sì, Fusina, no, Fusina sì. Fusina sì, al subito per... visto l'inizio difficoltoso della sua squadra, aveva chiamato subito time out dopo 10 minuti all'incirca. Adesso è Davide Kolec a giocarsi il suo primo time out a 50 secondi abbondanti al termine del primo tempo. Ricordiamo sempre la regola di time out, che è 3 time out per partita per squadra, però utilizzabili in un tempo solo 2. Esatto, non più 2 per quindi, tempo, e poi soprattutto... uno solo negli ultimi 5 minuti al secondo tempo, anche se ne hai avanzati 2, ne puoi utilizzare uno solo. Quindi avendone uno ancora da giocare, perché sennò andrebbe perso poi nel secondo tempo, tanto vale chiamarlo. Quindi comunque, diciamo, tipicamente gli allenatori ne utilizzano uno nel primo tempo, chiaramente. Certo, uno nei primi 25 minuti al secondo tempo, e si tengono l'ultimo 5 minuti, se le partite sono in equilibrio. Te ne racconto un'altra. Se invece c'è una fuga delle due squadre anticipata, sono costretti magari a giocarselo prima. Ti racconto un aneddoto su Kolec, velocissimo. Quando allenava me, erano i primi anni, primo secondo anno che mi allenava, e a un certo punto chiama time out, l'ultimo che aveva, noi arriviamo, mancava ancora un quarto d'ora, ragazzi ho fatto una cosa brutta, non ha detto questo, ho chiamato l'ultimo time out che avevamo e abbiamo perso 25 secondi di time out solo per questa cosa. Erano altri anni, però va bene. 55 secondi al termine, riprende il gioco Cassano, avanti più di due reti, ma ha possesso palla, deve incrementare questo vantaggio. Vediamo quale sarà la chiamata. Lazzari, Mazza, Nikočević, Mazza da fuori, Murato ancora da Moser. Può ripartire Pressano con Dallago, si ferma però. Cioè... ottima presenza di Moser, due muri vincenti per lui, sempre su Federico Mazza. Dallago uno contro uno, credo che questo uno contro uno sia per andare a recuperare tempo praticamente. Esatto.
intanto che Fadanelli entrava, 15 a termine, Jansson in mezzo, Fadanelli, risale Jakemet, si andrà a posizionare doppio pivot, dal lago Jansen, Fadanelli, attenzione, ultimo attacco e realizza Fadanelli, credo primo tiro di Fadanelli. Il contrasto è arrivato troppo tardi, ha potuto tirare libero e nulla ha potuto Monciardini, quindi Pessano che non completa la rimonta, però va all'intervallo sotto solo di una rete dopo essere stata sotto di quattro, esatto. Quindi partita completamente aperta. Noi ci prendiamo un attimo di pausa e ci risentiamo fra qualche minuto. A più tardi, ciao.
Eccoci qua nuovamente in diretta dal Palattacca di Castel Magnago, pronti a vivere questo secondo tempo entusiasmante che vede Cassano condurre di una sola rete contro la Palamano Pessano, vantaggio che è stato anche di 4 gol, ma Pessano è squadra che non molla mai. Prima di dire ho battuto il Pessano, devi aspettare il 60esimo e avere ancora un gol di vantaggio, poi soprattutto con Loizos tra i pali che è stato assoluto protagonista dei primi 30 minuti, ma riprende l'ostilità, via, primo possesso palla per il Cassano che ripropone, lo citiamo con felicità, Milanovic in campo, quindi ha recuperato l'infortunio, la botta alla schiena, presa cadendo, quindi è in grado, probabilmente sarà un po' legato ai movimenti, ma è in grado di giocare, sì, lo vediamo sicuramente, non agilissimo e poi... Oh. No, ingenuità tra virgolette di Mazza che dopo aver commesso sfondo trattiene il pallone e viene punito dal direttore di gara con un 2 minuti. È caduto a terra dopo aver commesso sfondamento, trattiene troppo la palla, gesto degli arbitri, lui invece sconsolato fa segno di essere caduto sul pallone, quindi aver lasciato la disponibilità appena gli è stato possibile, ma gli arbitri inflessibili. 2 minuti per Federico Mazza che oltre a lasciare i suoi compagni in un in meno deve anche fare attenzione perché anche per lui si tratta della seconda esclusione temporanea, quindi due uomini caricati di falli, sia Boggio che Federico, con 2 esclusioni a testa, la prossima dovranno lasciare la partita. Ora Jansson, ma Mocciardini gli ha preso le misure Jansson, dopo 3 gol consecutivi poi ci sono state 2 parate per Mocciardini sulle 5 conclusioni tentate da Jansson dall'inizio del match, poi la palla finisce in fallo laterale, quindi rimane Pessano in attacco ancora, oh, da destra, ma raddoppia Moncia, abbiamo esaltato le prestazioni di Loizos, ma anche Luca Mocciardini non è stato da meno questa sera. Ho sentito un tua Moncia dalla panchina, non so da chi arrivava, credo da Colez, ma è arrivato l'incitamento poco prima dalla panchina per Mocciardini che ha negato il gol ad Alberino. Sì, diciamo che si era liberato bene al tiro Alberino, buona l'azione del Pessano con la superiorità numerica e ovviamente scelta della panchina di, in questi casi normalmente si fanno tirare le ali, non perché le ali non siano capaci, ma è il tiro sicuramente, certo, più complicato da angolo di tiro. Questa è stata la scelta della panchina del Cassano che appunto gridando Moncia è tua era anche un segnale a chi difendeva primo, vale a dire Stefano Bassanese, di non toccare l'avversario, di lasciare il tiro, la responsabilità era tutta di Mocciardini e responsabilità presa e sviluppata a pieno da Luca con una paratona che consente al Cassano di rimanere col minimo vantaggio e di portarsi in avanti per allungarlo. Mikocevic, Dorio, uomo in meno, fuori Mocciardini, quindi porta sguarnita, poi pizzico di fortuna perché il tiro di Mikocevic è stato deviato da un difensore che ha spiazzato inevitabilmente, imparabilmente, Loizos, incolpevole per questa palla raccolta in fondo al sacco. Tocca Pressano, Fadanelli dal lago, esce Sontacchi, finta per lui, poi si va da Jansson, ci riprova, poi finta dal lago Sontacchi, Mocciardini! Cosa ha spazzato Moncia, grande azione del Pessano, perché il Pessano ha costruito un'azione bellissima, spettacolare, sì. Jansson per dal lago e assist magico di dal lago, è già il 4º assist per il proprio pivot, tira colpo sicuro Sontacchi, ma in uscita semi peledoso perché ha alzato una gamba sola rimanendo con l'altra saldamente ancorato a terra, e questo gli ha permesso di spazzare questo tiro a Sontacchi. Grande parata di Luca Mocciardini e siamo già a 5 quest'oggi, le croci. Forse ci ha sentito un po' troppo entusiasti per Loizos. Oh, ci sono anch'io, ragazzi. Milanovic viene fatto. Fermato da Jansson e Moser. Ricordiamo, specialista difensivo per Fusina. Milanovic, Nicola Moser, sfondamento. Fondo in attacco per il Cassano che sciupa questa occasione. Può ripartire Pessano. Sempre 2 reti da recuperare. Pessano è inseguito per tutto il primo tempo. Solo una volta è riuscito a raggiungere il pari. Poi sempre inseguito. Dal lago cerca uno contro uno su Lazzari, ma ottima regge la il giovane cassanese. Dal lago, ancora, dal lago, bravo, passaggio difesa per Sontacchi, ruba la palla Bassanese, contropiede,
Nikočević chiama il passaggio banca, ma preferisce Bojo andare per la sua strada. Sì, si complica un po' la situazione, però finché segna, come dice qualcuno, no, finché segna ragione. Va benissimo. Diciamo che è rimasto imbottigliato in mezzo al traffico, ha scelto la soluzione, sì, erano in 3-2. Bojo si è girato a sinistra, ha visto Bastanese, ma c'era un difensore su di lui, non si è accorto che Banca era libero, quindi è andato a tirare sul secondo difensore, ma buon per lui, la piazza. Ed ora dal lago, ma Monciardini ancora para dal lago, che si lamenta. Altro tiro di Dall'Ago che si lamenta, un fallo subito mentre stava tirando, ma ancora una volta Monciardini spassa via il pallone. Cassano che mantiene più 3 e può giocarsi il ritorno a più 4, che ricordiamo è finora il massimo vantaggio della formazione Amaranto. Vediamo come si sviluppa questa azione. Milanovic in centrale, Mazza che nel frattempo è rientrato da 2 minuti, preferisce buttarlo subito nella mischia e non tenerlo a riposo in via precauzionale. Milanovic, Nikočević 1-1, incrocia con Mazza, finta solo col capo, poi trova il varco, si infila, 16, fa saltare a vuoto Jansson, realizza, più 4 di nuovo. Jakmet da un angolo impossibile, Monciardini chiude la porta, poi contropiede, Kadir chiama la palla e più 5 Cassano. Transagonistica per Luca Monciardini, ha parato gli ultimi 4 tiri indirizzati sulla sua porta. Ed ecco, come nel primo tempo, time out Fusina. È costretto Fusina a giocarsi subito il cartellino verde, perché questo impatto del secondo tempo del Cassano, spinto dalle parate del proprio portiere, ma poi brillantemente trasformate in gol dai compagni, costringono il Pessano a subire il massimo svantaggio e sul meno 5. Alessandro Fusina, dopo soli pochi minuti del secondo tempo, è costretto a fermare nuovamente il gioco, a rimettere tutto in chiaro. Ragazzi, non ci siamo capiti nel spogliatoio, abbiamo detto una cosa, abbiamo fatto completamente un'altra, resettiamo, ripartiamo da capo e cerchiamo di raddrizzarla ancora una volta, come ha dimostrato di fare nel primo tempo dal meno 4, quando si è riportato, esatto, in linea di galleggiamento. Timeout che sta per giungere a termine, ultime indicazioni per Fusina. Sta disegnando schemi sulla lavagnetta Fusina e guarda sconsolato il suo ragazzo, come per dire, non mi sembrava difficile quando ve l'ho spiegato prima. Abbiamo proprio visto l'espressione un po' sconsolata di Alessandro mostrare ai suoi ragazzi i movimenti sulla lavagnetta. Però, come diciamo sempre noi, qua belli seduti è tutto sempre facile, poi andare in campo, contando che di là ci sono 7 che non sono d'accordo a farti fare quello che hai in mente, non è mai così semplice. Però, ovviamente, amici, che se fossimo tutti d'accordo, allora è facile, ciao. Riprende il gioco. Vediamo se sarà stato sufficientemente chiaro Fusina a spiegare ai suoi uomini cosa devono fare. Secondo me arriva un cambio di posto tra Fadanelli e Dall'Ago. Guardalo qua. Jansson, Fadanelli, finta. Prova! E però ancora, ragazzi. Tiro potente ma centrale. Ancora quinta, Monciardini. Quinta parata di fila per Monciardini, che ha spezzato il match. Ora sì, il vantaggio comincia a diventare interessante, ovviamente ancora lunghissimo, 24 minuti abbondanti al termine, ma Cassano che sicuramente ha messo un segno importante nell'andamento del match. Ora intanto parata di Loizos, primo. C'è stata una parata di Loizos e due minuti a Sontacchi. Quindi Sontacchi 2 minuti, anche per lui si tratta della seconda esclusione temporanea, sì. Però viene dato il vantaggio, quindi, anche perché il fallo di Sontacchi era su Doro, da quello che ho capito. Sì, per non una sul tiratore. Sì, esatto, ha fatto segno l'arbitro di una trattenuta, probabilmente sul spostamento di Dorio a pivot, però viene dato il vantaggio, quindi viene premiata la bella parata di Loizos. Pessano che non subisce gol, ma deve subire l'esclusione temporanea di Sontacchi, quindi dentro di nuovo con numero 31. Tanto Fadanelli, Gazzini. Fadanelli intanto si aggancia con Kabir a prendere 9 metri. E attenzione, perché anche in questa fase Pessano gioca con l'extra player e porta sguarnita. Jansson, Jakmet, cambiato Jakmet, Fadanelli, risale Jansson. Poi Jakmet va a dare spazio a Loizos. Fadanelli in mezzo, ma chiude bene la difesa, poi palla che arriva all'ala destra e si guadagna un 7 metri per difesa in area di Bassanese.
Alberino, vediamo se sarà proprio lui come in precedenza a incaricarsi della trasformazione. Sì, è così, sarà lui a tirare questo a 7 metri. Alberino contro Monciardini. Non cambia angolo, sempre a destra. Esatto, freddo German Alberino. Due volte si è portato su nei 17, due volte ha colpito senza farsi distrarre dai movimenti di Monciardini. Pressano che accorcia, meno 4. Riprende Cassano, inferiorità numerica ancora per 25 secondi. Milanovic, esce Dorio. Milanovic, Bojo, uno contro uno, incrocia col numero 20, poi palla per Dorio, ma nulla di fatto. Ha capito dal lago la linea di passaggio, ha intuito, è andato a interrompere. Buona queste due difese del Pressano con l'uomo in meno, ancora pochi secondi, quindi Loizos si accomoda in panchina, ma fa 5 secondi, potrà rientrare. Inferiorità numerica del Pressano passata egregiamente dai ragazzi di maglia gialla con parziale di 1-0. Hanno segnato senza subire, quindi ottima la gestione di questa situazione. Attenzione dal lago, Fadanelli. C'è il varco e in sacca. Mini break, parziale 2-0 per Pressano. Cassano non deve gestire nulla. 5 reti a 25 minuti del termine, non sono sicuramente un margine di vantaggio, ora bisogna rimanere sul pezzo. Piccolo calo di concentrazione, speriamo breve, che possano ritrovare in fretta la linea di condotta. Attacca Mazza, esce Dorio, scambia con Nikočević, Milanovic, uno contro uno su Jansson, incrocia con Mazza, finta, Nikočević, ancora Mazza, chiude bene la difesa, passivo e ma poi peccato. Si infila tra primo e secondo Milanovic. Poi cerca il secondo palo, ma palla che esce di poco, pochi centimetri, ma quanto bastano a lasciare al Pressano la palla del possibile meno 2. Attenzione, attenzione, potrebbe essere un campanello d'allarme questo. Come avevo detto tante volte, Pressano ha mille vite, quindi nonostante fosse a meno 5, ancora in partita, e ora la può riaprire nuovamente. Jansson, finta di tiro, poi va ad Alberino che insacca, meno 2 Pressano. Si allarga bene sul secondo palo, prova ad allargarsi Monciardini, ma non ci arriva. Attenzione, rientra Lazzari al posto di Milanovic. Sì, Milanovic che ovviamente non è ancora al top, lo vediamo sì, un po' rigido nei momenti in campo, esatto. E soprattutto ha fatto fatica anche semplicemente a sedersi, ora... Time out quindi dopo il time out Fusina le cose si erano rimesse a posto per Pressano e quindi Colez preferisce non aspettare oltre, non sciupare tutto il vantaggio acquisito, ce ne sono ancora due reti di vantaggio possesso palla, quindi meglio cercare di parlarne e rimettere immediatamente le cose a posto come erano fino a pochi minuti fa. Però questo è il bello della pallamano, capovolgimento di fronte, abbrivio del match che cambia in continuazione. Eravamo qui tre minuti fa a parlare di un sontuoso Cassano che si era portato sul più 5 grazie alle parate del proprio portiere. Ora dopo soli altri 4 minuti il Pressano non ha ancora ricucito il gap, ma ha girato l'andamento del match con un bel parziale di 3-0, esatto. Quindi anche a livello emotivo ha messo in difficoltà i giocatori del Cassano, quindi ben fa Colez a giocarsi il suo time out per ribaltare nuovamente le situazioni. Vediamo intanto il nostro mitico Cristiano Baggion a dare manforte agli allenatori. L'uomo statistica. Lo scoreman. Riprende il campo la squadra di Davide Colez. Vediamo quali saranno i cambiamenti. Mazza, Nikočević, Lazzari, Dorio, Bassanese, cambiamenti Branca. Nel roster no. Quindi confermatissimi i set in campo però. Direi anche di là. Sì, vediamo semplicemente Gazzini, esatto, vediamo Gazzini, poi capiremo se è solo per la parte difensiva o sarà confermato anche nel ruolo di pivot. Vedo Sontacchi seduto a metà panchina, magari un attimo di riposo per Gabriele, può essere, magari vuole fargli riprendere fiato per poi giocarsi nel finale di gara. Nikočević da fuori, Loizos! Colpo di reni, parata da felina, diciamo, da Loizos.
Attenzione dal lago, dalla parte opposta, Gazzini, tutto solo, Monciardini! Ma magia di Monciardini, perché questo era gol fatto per il Pressano. Poi nel frattempo è finito a terra, non abbiamo capito come, dal lago, si tiene il volto. Forse un colpo in faccia. Ha fatto una finta scaricando quel pallone a Gazzini, poi tutti concentrati su Gazzini, non abbiamo visto cosa è successo dal lago nel proseguo del suo movimento. Aiuta Nikočević a rialzarsi, ma c'è da, ovviamente da asciugare, da giocare in campo, ma credo che gli arbitri abbiano fatto segno anche dal lago che dovrà stare fuori, fuori per tre possessi palla della sua squadra. In questo caso viene applicata la injury rules. No, però se è entrato il medico. Non so se non so se il gioco è stato fermato, però vedo il cronometrista che fa segno, quindi sta segnando qualcosa, quindi secondo me verrà applicata. Sì, è sempre un'applicazione un po' particolare, però sì, esatto, anche perché sinceramente non mi ricordo cosa dice la regola, lo ammetto, perché poi diciamo l'infortunio è stato successivo allo svolgimento dell'azione, quindi gli arbitri hanno fermato il gioco successivamente, esatto. Però vedo che è stato segnato il cartellino esposto lato panchina del Pressano, quindi credo che dal lago dovrà rinunciare a tre possessi palle della sua squadra e anche questo potrebbe incidere sul gioco della squadra trentina. Sicuramente un giocatore importante. Direi. Intanto attacca Cassano con un cambio di difesa da parte di Pressano con Fadanelli, credo. Prova a portarsi in 5-1. Sì, Fadanelli in 5-1. Mazza, Nikočević finta, scarica per Blanca, ma si chiude bene la difesa, deve ricominciare Lazzari, Nikočević, che te lo dico a fa, già sbilanciato Loizos con la coscia, riesce a alzare la gamba a sufficienza da spazzare via il pallone. Ma c'era 9 metri, cioè c'era fallo, sì. Facile questa. Sì, c'era già disturbato il tiratore. Dai, cioè, allora gliela togliamo. Ovviamente scherziamo, ma oggi abbiamo visto due grandissimi portieri all'opera. Eccolo qua. Tanto si inquadra la panchina del Cassano con Kolec che scambia opinioni anche con colloquio con Riva. Con Riva e soprattutto con Battaglia, suo vice in questa occasione. Pronti a riprendere il gioco. Ci siamo, 10:56 del secondo tempo. Siamo sotto passivo, però attenzione, c'è stato un tentativo di tiro al volo per sfruttare al meglio gli ultimi passaggi, ma disturbato Nikočević, poi la palla non fa in tempo a prendere Bassanese prima che varchi la soglia, quindi nulla di fatto. Cassano segna da un po', il Pressano ha la palla ancora del meno uno. Attacca Pressano, Jansson, Moser, c'è il pivot, poi Fadanelli la recupera in qualche modo, Moser molto bravo a guardare l'uscita di Monciardini e numero a 24, prima rete per lui, credo, a lasciarla quasi lì sotto le gambe di Luca. Finora è stato utilizzato solo per la fase difensiva. Sì, Nicola Moser. Cassano, attenzione, gioca Alex Pay in situazione di parità numerica, quindi 7 uomini di movimento e si ferma al tempo, quindi c'è da asciugare. Cassano che gioca con l'uomo in più in attacco, rinuncia al portiere e porta 7 uomini nella metà campo del Pressano per cercare di ovviamente creare superiorità numerica e occasioni di tiro più pulite, anche perché non andiamo al gol da un po', sta facendo Fusina, ha fatto segno ai propri giocatori che Cassano ha 7 uomini di movimento. Sì, quindi però stavo cercando di capire come inseriva tra 3 e 4 questa cosa, perché ha fatto proprio segno 7 tra 3 e 4, quindi non so. Vediamo se Cassano giocherà col doppio pivot. Sì, vedendo Dorio e Caber, credo che sarà proprio questa la scelta tattica. I due pivot si mettono anche nella stessa posizione, quindi ci deve essere uno schema particolare studiato, perché due pivot uno a fianco all'altro non mi sembra il massimo della vita. Vediamo, eccolo qua. Caber si sposta e porta la parte opposta.
tentativo di aprire la difesa, Mazza, ma... Milanovic, Nikočević si risale, sfondamento di Mazza, può ripartire Bressano, due uomini di Cassano rimasti indietro. Importante che abbiano, qualcuno sia uscito per permettere a Mongiardini, sì, di entrare in porta. Boggio. Attenzione, palla del pareggio, siamo al dodicesimo, al quinto minuto eravamo più 5, ora Pressano dopo 7 minuti ha la palla del pareggio. Questa è la palla a mano, signori, non ci si annoia mai. Tanto si ferma ancora il tempo, altra acqua sul Gerflor del Palatacca. Sì, le squadre stanno correndo da tanto, giocatori molto sudati, quindi comincia a essere... Poi con tutte le magliette sintetiche, frequente. Che proprio basta che lo guardi, il Gerflor si bagna. Tanto ancora conciliabolo di Kolec con Bojo, Nikočević. Intanto vediamo dietro scaldarsi anche Simone Labruna. Vediamo se saranno scelte nuove carte da buttare nella mischia. Nel frattempo lo fa scaldare, poi vediamo se si arriverà all'utilizzo. Cambio, Fusino intanto chiama un cambio in difesa un suo uomo, non ho capito a chi però. Volte a riprendere il gioco, 17-16, Pressano che gioca con doppio piso, vediamo Gazzini e Sontacchi presenti in campo, anche se Gazzini probabilmente verrà utilizzato come giocatore in movimento nell'attesa che possa rientrare dal lago. Credo che sia questa la terza azione da dover scontare, quindi dal prossimo attacco potrà tornare sul terreno di gioco dal lago, che nel frattempo ha recuperato dall'infortunio precedente. Tanto Fadanelli, Jansson, non c'è spazio, sfinta di tiro, poi va da Yakmet che deve risalire. Jansson ancora fuori, non trova la porta, solta. Non c'è fallo, possibilità del contropiede, ma ha capito tutto Yakmet ancora. Lancio un po' affettato. Altra acqua sulla caduta di Jansson poco fa. Ormai credo che anche lo spazzettone sia asciugare, consumato anche lo spazzettone. Si è più bagnato del campo, quindi credo che entrando in campo peggiori invece la migliore situazione, perché sta diventando uno stillicidio. Non ce la fa più neanche lo scopettone, via. Si riprende il gioco, sempre la palla del pareggio nelle mani di Moser in questo attacco. Gazzini, Jansson, Fadanelli, ancora Moser a destra, Fadanelli all'uno contro uno su Caber, ma gli ruba il tempo Usman. Fadanelli in posizione, sempre attacco per Pressano. Attenzione al tiro, finta Jansson fuori, spazza via tutti, torna al gol, non c'è stata opposizione, parità parziale 6-1 per il Pressano, perché eravamo sul 16-11, eravamo sul 17-12 in realtà, quindi un 5-0 secco c'è stato, sì. Esatto, 5-0 secco. Attacca Cassano, esce Caber, appoggio Bojo, Nikočević, arriva Milanovic, incrocia con Nikočević, Mazza, finta, si ritorna da Milanovic a destra, Bojo sbraccia completamente, poi palla che torna a Bastanese, aiuto, doppio intervento, dai, di Lloyd, sì. Non ho capito, no, il primo se l'ha parato, no, no, l'ha parata anche quella, quindi la manda lui sul forse, palo, forse, esatto, è finita sul palo, ma ce l'ha mandata lui comunque, perché da rimbalzo il pallone sicuramente ha toccato il palo, ma credo che l'abbia mandata lui sul palo, e poi sulla respinta di Bassanese, doppio intervento. Pressano che ha la palla per portarsi addirittura in vantaggio, parziale 5-0, intanto è rientrato dal lago, risale Yakmet, prova lui, Jansson, scavalcamento, serve dal lago, Mazza, ha rischiato, va dal Verino, dal lago da fuori, bravo Moncia, tiro, non vede deviato, la palla partire, rischiava di ingannarlo, ma esatto, soprattutto riesce a gestire anche il fatto che la palla poteva diventare un possesso dall'angolo per il Pressano, ma riesce a gestirla, a conservarla, quindi Cassano che evita di andare sotto ed ora si ripropone in avanti ancora con l'uomo in più, quindi 7 giocatori in movimento in questo momento per il Cassano.
scelta coraggiosa. I due piut partono sempre assieme, poi probabilmente come prima uno dei due andrà a partecipare al giro di palla e posizionarsi dalla parte opposta. Eccolo qua il movimento. Nikocevic, Milanovic, mazza. La prova lui stavolta, buca le mani di Loizos. Bravo a deludere il tentativo di muro di Gazzini, perché gli è saltato a muro, stava tirando sopra. Ha girato il tiro, quindi mano a fianco a Gazzini. Loizos non l'ha visto partire. Tiro simile di Jansson nel primo tempo su Monciardini, sì, quando ha tirato a fianco ad Orio. Stessa situazione, portiere battuto imparabilmente in questo caso. Attacca Bressano, risale Jakmet, Jansson cerca lui, scarica per Dallago, si va da Fadanelli, finta di passaggio all'ala, uno contro uno con Dorio, ma lo ferma lì. Alla meglio, se non riesce ad andare via in velocità, poi chiaramente a livello di forza fisica non ce n'è. Riprende Dorio a scegliere il tempo in questo caso. Dallago, Alberino, attenzione, Jansson a doppio pivot, Fadanelli, finta, prova da fuori, Moncia. Respinge ancora Moncia, poi si lotta sulla respinta. E doppio Moncia su Sontacchi. Beh, se Cassano porta a casa dei punti oggi, grosso merito dovrà darlo al suo portiere. Stessa cosa per Cristiano. Ma infatti stavo per dirti, due portieri assolutamente protagonisti quest'oggi, sicuramente i due migliori in campo per entrambe le formazioni, questo possiamo dire senza aspettare la fine, ma decisamente i migliori in campo sia per Pessano che per Cassano, Loizos e Monciardini. Tacca Cassano, Nikocevic, Milanovic, mazza, cerca penetrazione nel suo primo riesce. Secondo, sfruttando il blocco del Pio, sempre uomo in più per Cassano, Loizos, ancora. Poi bravo Alberino ancora a evitare che la palla esca in fallo laterale. Riparte Pressano a tutta velocità, Jansson cerca di sfruttare in velocità, poi non cerca un'ala che non nessuno. C'è e poi però mi sa che arbitri a chiarirsi tra loro due, forse in due minuti sì. A Kabir? Era andato Kabir, lui pensavo fosse a contrastare Milanovic, Jansson, però sinceramente però esatto, i ragazzi del Cassano però non forse ragione a lamentarsi del fatto che la palla però era partita ormai, quindi è palla palla di Cassano. No, cioè sicuramente al momento del passaggio Jansson era libero, quindi l'intercetto poi di Bassanese credo era sicuramente pulito. Poi può essere che Kabir abbia ecceduto nel contrasto, sicuramente senza palla, post passaggio, esatto. Gli arbitri hanno ritenuto che il contatto invece sia precedente, quindi l'errore del passaggio di Jansson sia dovuto al disturbo di Kabir, quindi due minuti a Kabir e possesso palla del Pressano. Inizia, si riprende il gioco, attenzione Colez, non eccede potenza perché la panchina che stanno ha già un cartellino giallo. Tanto Dallago, sfondamento, Dallago dice guarda che erano un metro dentro l'area, ma l'arbitro rimane della sua idea, sfondamento subito da mazza. Riprende il gioco Cassano che si riporta in attacco. Intanto c'è stato un cambio, è uscito Bassanese ed è entrato Giacomo Visentin. Scampato pericolo, pareggio per il Cassano, si riporta in avanti, ma mancano ancora 12 minuti e una sola rete di vantaggio. Non mi sembra un margine di sicurezza da potersi giocare in maniera tranquilla. No. Tanto Milanovic, mazza, rientra, doppia finta su Dallago. Nulla di fatto, copre bene il numero 2 in maglia gialla, intanto poi mazza doppia finta, prima sull'esterno, poi sull'interno, lascia sul posto Dallago però. La partita sta durando un'eternità, perché ogni azione si ferma il tempo. È infinita questa partita, ragazzi. E non è neanche una partita facile, perché dice siamo sempre qua. Tanto ancora indicazioni di Fusina. Sì, Cassano sembrava averla indirizzata sulla strada giusta, ma no. L'abbiamo detto tante volte, Pessano è squadra che non si arrende, nonostante il back che ha portato la squadra di casa sul massimo vantaggio più 5, con un parziale 5-0 Pessano l'ha raddrizzata ed ora si gioca punto a punto in queste ultime fasi. Vediamo
se una delle due squadre riuscirà a mettere a segno un nuovo break, sperando che siano quelli in casacca Amaranto. Passivo Milanovic incrocia con Mazza, si va da Nikocevic, finta di tiro, scarica Milanovic, non c'è lo spazio ancora, si cerca palla Dorio, ma poi nulla di fatto. Invece il Pessano col possesso palla, nel frattempo il Pessano stava giocando ancora con l'extra player, quindi si è accorto dal lago, un attimo in ritardo che Monciardini ancora non c'era, però poi tira dai 15 metri, ha tentato una parata in extremis Monciardini, ma non ci è arrivato. Cassano che insiste, extra player. Tempo è fermo, bisognerà sistemare il cronometro. Eh sì, soprattutto anche perché c'era in contemporanea il 2 minuti di Kabir che era fermo anche qua. Sì. Io ho un 19.04, ma non so se è corretto. Ne approfitto per bere. Bene, intanto due. Sì, però in questo caso si capisce. Fa segno che bisognerà giocare due secondi a cronometro fermo, quindi addirittura è andato in avanti. Ma è possibile questa cosa? Va bene, possiamo 18-51. Ah no, siamo partiti subito, va bene, via. Ripeto il gioco, parità assoluta, 18 pari. Cassano che deve stringere i denti, ancora 15 secondi, Kabir ancora fuori. Milanovic, Nikocevic, Mazza. Questa volta non trova la porta, poi c'è angolo. No, 9 metri, no, spinta angolo. Su Mazza, momento del tiro. Ah, è angolo. Arbitro ha chiamato angolo. Ha fatto così, è angolo. C'è un arbitro qua di fianco, voglio dire. Non si capisce. Allora, abbiamo scoperto la settimana scorsa che non c'è più obbligo degli arbitri a indicare che cosa hanno fischiato, ma solo la direzione, quindi chi è la squadra in possesso palla. Quindi lui ha fatto il segno così dire che era la palla del Cassano. Ma c'è anche lui che ti dà ragione, dai! Tutti contro di me siete, però, ragazzi. Vabbè, la palla lo so che allora, c'ha ragione, mettila così, la palla è nostra, mo il perché non stiamo a indagare, sì, la palla infatti, è nostra, lascia stare, non ti preoccupa. Noi cerchiamo di rispettare, perché vai a casa che è angolo, dai, vai a casa, va. La tensione è molto alta, quindi stiamo cercando di stemperare ridendo e scherzando, ma stiamo soffrendo con i ragazzi in campo, sappiatelo. Tanto si riparte, è entrato un giovane Salvati. Sì. Nikocevic, Salvati, eccolo qua. Va lui, Milanovic, si arriva a Branca, non c'è passivo. Milanovic. Salvati, incrocia con Nikocevic, deve andare Ivan, uno contro uno, trova un mezzo varco, ma... Sarà 9 metri, ma esauriti i passaggi, quindi se dovrà passare la palla a qualcuno che dovrà inevitabilmente alzarsi a tirare, sarà Nikocevic, tiro deviato, ma poi toccato da Loizos, quindi nulla di fatto. Torna in avanti il Pessano. No, è bagnato il pallone, allora, ragazzi. Dopo l'ultimo timeout sicuramente il Pessano ha cambiato mood in difesa, perché il Cassano non sta più segnando. Due reti del Cassano dal quinto al ventesimo minuto, quindi abbiamo giocato anche qualche volta con l'ex Lape, quindi con l'uomo in più in attacco. Sì. Quindi grosse difficoltà a trovare la via del gol e miglioramento di contro della difesa del Pessano, che sta risolvendo la partita con questo particolare, ed ora possibilità del vantaggio per il Pressano. Tanto attacca Pressano, sempre Fadanelli a organizzare l'azione dal lago. Jansson, Fadanelli, uno contro uno con Milanovic, scarica per Jansson, può alzarsi! Non c'è difesa su Jansson, tira indisturbato dagli 8 metri. Primo vantaggio? No, c'è stato un vantaggio anche all'inizio del match, però sicuramente primo vantaggio in un momento topico. Topico del match. L'1-0 non conta. La tabella Excel mi dava. Rimane il fatto che Bressano, dopo il massimo vantaggio di 5 reti del Cassano,
si porta in vantaggio 19-18. Sorti del match completamente girate, ma soprattutto Cassano che non trova più la via del gol. Bisogna inventarsi qualcosa. Cassano sta giocando con l'uomo in più, rischiando qualcosa. 7 giocatori di movimento in questa fase, no, perché viene rimandato in porta Moncia, però il Cassano non riesce più a segnare. Lo ha fatto in maniera egregia fino al 7º-8º minuto del primo tempo, poi dall'ultimo time out chiamato dalla squadra trentina abbiamo realizzato 2 gol, credo, in 12-13 minuti, e sono decisamente pochi. Tanto attacca Cassano, Lazzari, Nikocevic, non c'è spazio, salvati. Ferma l'azione, dal lago capisce tutto, può ripartire Yakmet, lo lascia andare Nikocevic, in sacca Yakmet, più due Bressano. Questo sì, massimo vantaggio Bressano. Break di 8-1. Break di 8-1 per la squadra altoatesina. È costretto Kolec a chiamare nuovamente il suo terzo e ultimo time out per rimettere le cose a posto. Tanto ci arrivano comunicazioni proprio. Bene. Bressano che ottiene il suo maggior vantaggio, più due nel momento che potrebbe essere allora, o topico. Sono fermissimi o si è bloccata la... Ok, a posto. Deve provare qualcosa a Coles per ribaltare nuovamente il solito messo, soprattutto deve ridare fluidità alla manovra offensiva. Non stiamo più creando occasioni. Se mentre il primo tempo Loizos ci ha messo il suo delle parate, in questo secondo tempo l'abbiamo impegnato anche poco, quindi non siamo arrivati proprio al tiro, segno che è cresciuta la difesa. Fusina ha trovato la sistemazione giusta per i suoi uomini sul nostro attacco. Ora vediamo cosa si inventa Kolec. Si riparte 21-25. Bene, giro di palla Cassano, salvati Lazzari e Nikocevic, i terzini Branca e Visentina alle ali e Dorio a pivot. Riprende salvati, vada direttamente da Lazzari che scarica per Visentin, deve risalire, non c'è lo spazio. Lazzari ancora, Nikocevic, salvati, non c'è spazio tra le maglie giallonere. Nikocevic prova con un tiro da fuori, poi non c'è fallo. Loizzo spara per l'ennesima volta e si può ripartire da fondo. Palla che torna alle mani di Bressano. Attacca Bressano, corre dal lago, attenzione. Bressano può scappare. Pallone importantissimo. Sia per il Bressano sia per il Cassano. Non deve consentire ai trentini di segnare. Deve stringere i denti Cassano, non deve subire rete in questa azione. Stiamo entrando gli ultimi 8 minuti di gioco. Fadanelli, Johnson si vada dal lago. Jansson si torna da Fadanelli, uno contro uno su Salvati, poi chiude Branca, 7 metri, no, 7 metri guadagnato da Fadanelli. Cambio tra i pali per Cassano, entra a Riva, prova la carta a Riva mister Kolec. Alberino contro Riva. Deve aspettare, si sta asciugando il campo nel frattempo. Finora è stato freddo e glaciale Alberino. Vediamo se questo ritardo lo ha disturbato. Cambia angolo o no? Rispondi. Con me no. Con Riva giocherà sul suo angolo preferito. E invece lo cambia, ma Riva la stoppa! Gliel'abbiamo un po' guffato, devo essere onesti, perché... ci abbiamo provato, mettiamo in la campo anche le nostre armi. Cassano che adesso deve sfruttare l'occasione, parata del proprio secondo portiere. Rientra Mazza,
Abbiamo tre portieri del decimo livello, ma la prestazione di oggi di Monciardini mi fa dire che Riva per il momento è secondo, però lo conferma tra i pali Collez, premiato per la parata del rigore. Mazza nel frattempo. Oh, tiro di potenza pura, un po' centrale però. E Loizzo spara. Non era angolatissimo, non ha bisogno di movimenti strepitosi Loizos, però allunga la manona e mantiene i suoi più due, rimandandoli in attacco alla ricerca del più tre. Bressano 6 minuti e mezzo a termine. Fadanelli sposta Sontacchi. Jansson dal lago, esce Sontacchi, non c'è il passaggio per lui, si va da Fadanelli. Alza il braccio per l'arbitro, è passivo Jansson. Attenzione, vada dal lago, cercato Sontacchi, palla quasi impossibile, contropiede per Branca che poi non aggancia il pallone e spreca l'occasione di riportare la squadra meno uno. Si era centrato forse un po' troppo presto Filippo Branca, doveva stare un po' più laterale, si è fatto ingolosire dalla posizione centrale libera, ma la palla di Mazza forse era per una corsa un po' più laterale. Fatto sta che pallone perso e riconsegnato a Pressano, che può ricominciare un'azione senza fretta. Jansson. Bello, maestrale quasi. Più tre, massimo vantaggio Pressano a 5 e mezzo dalla fine. Sono saltato anch'io sulla finta di Jansson. Tanto Mazza cerca il varco, chiude dal lago, 9 metri. Però da quel 17 a 12 sul time out. Già. Si è spenta la luce per il Cassano. Quinto minuto, 17-12, più 5, massimo vantaggio Cassano. Chiama time out Fusina. E da lì il Cassano è riuscito a mettere a segno una sola rete in 20 minuti. Ha stretto un po' i denti di difesa, però alla fine il parziale è impietoso. 9-1 negli ultimi 20 minuti. Riparte il giro di palla, Salvati, arriva Mazza, doppia finta, prova ancora, questa volta c'è fallo, anche Roizos aveva preso anche questa, tanto si asciuga il campo, ragazzi, la partita è infinita, sta durando un'eternità. Credo che gli addetti e lo spettatore debbano fare la doccia a te. Penso proprio di sì. Hanno un minutaggio, lo possiamo considerare come esordio 1-1, perché sono stati in campo almeno un quarto d'ora a testa. Possiamo considerarlo esordio 1 per i due ragazzini dell'under 13. 25-01, siamo entrati negli ultimi 5 minuti. Ancora 5 minuti, deve cambiare marcia in attacco a Cassano. Mazza, 1 contro 1, Nikocevic chiude bene la difesa. Questa volta il varco c'è, ma però c'è anche Loizos, poi sulla respinta. Nulla da fare, match che è girato nettamente a favore del Pressano, che ha stretto i denti per 35-40 minuti, poi quando ne ha avuto l'occasione ha allungato ed ora sta meritatamente conducendo. Nulla da dire. Dal lago, palla rubata Caber. Da Kabir, può andare in contropiede, c'è Visentin sulla sinistra. Mamma mia, ho avuto un infarto. Mamma mia. Cioè, non so dirti se questo è coraggio o follia, fatto sta che Visentin ruba il tempo, tira in doppio appoggio sul contropiede senza andare in elevazione, spiazza Loizos facendogli passare il pallone in mezzo alle gambe. Mamma mia, ho perso un anno di vita nel frattempo, però va bene. Dal lago, Fadanelli si accentra, no! Palla schiacciata, sembrava poterla prendere, peccato. Riva, ma non ci arriva. Sempre più terre Bressano. Però il tempo a disposizione diminuisce. 3 minuti e mezzo adesso. Attacca Mazza, Nikocevic in posizione d'Orio, continua il giro di palla, Salvati. Abbiamo 3 attacchi per fare 3 gol e non subirne neanche uno. Nikocevic, Mazza, Loizos ancora. Possiamo provare a tirargli i sassi con le fionde? Voglio vedere se para anche quelli stasera, perché veramente, cioè, anche se mancano 3 minuti,
Per me l'MVP è Loizos. Sì, sì, sicuramente. Stasera ha parato, cioè ha tirato giù la serranda, ha detto basta, chiudo, stop. Soprattutto a un certo punto del secondo tempo, ricordiamo Cassano aveva chiuso il primo tempo, vado a cercare parziale, ma... più due, più uno, 13-12, quindi sei reti messe a segno nel secondo tempo, sono un po' pochine, di cui solo due negli ultimi 20 minuti, soprattutto. Adesso attacca Bressano dal lago. Jansson lascia lì ancora per dal lago, poi va da Fadanelli uno contro uno con Kabir, ma c'è Nikocevic che capisce, arriva in aiuto e ferma l'azione del numero 3. Taglia Yakmet, doppio pivot passivo, attenzione Fadanelli, lascia lì per Sontacchi che si gira, trova Branca in area ed è 7 metri. Cerca di velocizzare il gioco, però qua deve fermare il tempo, però va Fadanelli dai 7 metri contro Riva, una finta, la sbaglia Fadanelli, traversa. Speriamo che questo sia un segnale. 2 minuti al termine, bisogna tentare tutto per tutto, segnare in attacco e non subire rete in difesa, con ovviamente il Pressano che anche eventuale gol subito cercherà di giocare con il cronometro, però lo sappiamo, dobbiamo gestire anche questo. Dentro la Bruna per cercare di dare più profondità al nostro attacco. Abbiamo fatto una seconda fase di difesa schierata, va bene. La Bruna, Nikocevic trova un gol defilato. La manda in fondo. Ora vediamo se ci sarà una difesa a tutto campo, vediamo quantomeno Nikocevic un po' più profondo. Sì, però non comunque una difesa uomo. Esatto, non difesa totale, ma solo 5-1. Minuto e mezzo al termine, gira la palla Bressano, esce Sontacchi, attenzione al taglio di Fadanelli, dal lago si alza lui, non inquadra la porta. Palla nelle mani di Riva, lancia Nikocevic, può correre, salta uno contro uno Fadanelli, va lui. Fallo di... non ho sentito il fischio, però c'è fallo di Dal Lago, credo. Dal Lago professa innocenza, non abbiamo capito bene come è stato il contatto. Non ho sentito il fischio, però... Sì, l'arbitro ha fischiato molto in ritardo quando Nikocevic era già a terra, quindi non ho capito se ha fischiato effettivamente un fallo o se... Adesso deve, viene applicata. Nikocevic deve uscire. Viene applicata anche per Nikocevic l'injury rules, ovviamente. Però credo di aver capito che può essere palle nostro, però sì. Quindi il fallo c'è. Rimaniamo lì, quindi direi di sì. Quindi. No, perché non ho capito se ha fischiato un fallo, ha fischiato solo successivamente quando Nikocevic da terra chiedeva l'intervento il tempo, dei sanitari. Sì. No, beh, però se fosse quello sarebbe palla. Esatto, però invece alla fine il fallo è stato concesso. Solo che ovviamente si era in una situazione di seconda fase, ora invece difesa schierata completamente. Il Cassano però non ha troppo tempo, sotto i due reti, deve andare al gol velocemente, non subire reti o possesso palla successivo e sperare di avere tempo sufficiente per tirare il gol del pareggio. Tutto molto semplice detto da qui, ma in campo, ovviamente, come al solito, non lo è. Salvati, palla d'Orio, girati, due minuti per Fadanelli, credo. No, Moser, scusate. No, anche perché Fadanelli non è in campo. Ho detto una stupidaggine, perdonatemi. Siamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco. Si riprenderà con un 9 metri perché il fallo era sul tentativo di Dorio di girarsi per andare a tiro, quindi non era in situazione di tiro. Ancora che si asciuga il campo. Cioè, questa partita sta durando più di una partita di NFL ormai, siamo al limite delle due ore. Siamo a un'ora e quasi 40 minuti. Si riprende il gioco. Lazzari salvati. La Bruna, ancora Lazzari, palla Branca che però deve risalire. Qualcuno deve tirare. Lazzari uno contro uno. Loizos spara, ma è 7 metri.
Viene assegnato il 7 metri ad Alberto Lazzari. E sarà Alberto Lazzari a incaricarsi di questo tiro. Poi ci saranno 48 secondi di possesso palla a Pessano. E Cassano dovrà rubare un pallone, cercare gol del pareggio, sempre se attendiamo. E Loizzo spara. Loizzo spara anche questa. E finisce qua, vittoria meritata dal Pessano, attendiamo solo il risultato finale del match. Time out Fusina. Chiama time out Fusina. Non è finita, Luca, non è ancora finita. Cioè, abbiamo visto partite recuperate, però due gol in, 30, in 32 secondi. Cioè, sperare che il Pessano perda due palloni in 32 secondi. La vedo dura. Va bene aggrapparsi all'ultimo bicio di speranza, però insomma, dovrebbe essere veramente un regalo da parte dei giocatori trentini. Tanto ultime indicazioni sulla panchina del Pressano, arriva adesso il termine del time out. Adesso si è difesa a tutto campo. Si riparte, fa Danelli a gestire il pallone per Pressano dal lago. Ora fa Danelli, non è riuscito a tenerla dentro, non si sa come, palla che poi finisce nell'area del Cassano, no, passaggio sbagliato, palla persa, qua è finita. Aveva recuperato palla Cassano in 8 secondi, quindi il suo l'aveva fatto, ma poi passaggio sprecato. Ovviamente non si è perso la partita qui, si è perso in quella fase centrale del primo tempo in cui Cassano è riuscito a mettere a segno una sola rete dopo aver iniziato la grande secondo tempo con quel break che aveva portato un massimo vantaggio più 5, poi su 17-12 time out da panchina del Trentina e partita che è completamente cambiata e quindi con punteggio finale di 20-22 andiamo in archivio questo match. L'appuntamento è fra 15 giorni, sabato prossimo entrambe le nostre squadre saranno in trasferta, quindi l'appuntamento è per il 27 novembre qua da Palattacca. Bene, io ringrazio Davide Cencia telecamera, zia Monica Battaglia alla musica, Silvano Leonardo allo score, Davide Bianchi alla regia tecnica e Luca Basile vi saluta e vi ringrazia con il consueto buona palamano a tutti, ciao.